Si è svolta ieri a Sanza la cerimonia in omaggio a Carlo Pisacane con la presenza dei rappresentanti della Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Una cerimonia commovente e un momento di raccoglimento, poi la deposizione di una corona d'alloro al cippo che ricorda lungo la statale 517 i fatti e gli accadimenti di quel 2 luglio 1857, quando Pisacane trovò la morte a Sanza il giorno dopo la strage dei 300 alle mura della Certosa a Padula. La spedizione di Carlo Pisacane Cane e i suoi 300, il sogno di liberare il Mezzogiorno dall'oppressione dei Borbone, si spense in questo luogo sotto i colpi di moschetto delle guardie urbane. La cerimonia di ieri mattina è stata quindi l'occasione per rendere omaggio a quel sogno di libertà incarnato da Carlo Pisacane, che fu allievo della Nunziatella. La delegazione di sottufficiali e il colonnello Ermanno Lustrino, comandante della scuola militare, accompagnati dall'amministrazione comunale di Sanza con il sindaco Vittorio Esposito, l'arma dei carabinieri e la polizia municipale hanno omaggiato le gesta eroiche dei rivoluzionari mazziniani. A seguire, presso l'aula consiliare del comune, si è svolto un dibattito sulla figura di Pisacane con gli interventi del professore Felice Fusco, storico locale, del dottor Pietro De Rosa, dirigente della Polizia di Stato, Vittorio Esposito, sindaco di Sanza, Franco Picarone, consigliere regionale della Campania, il generale di brigata Gianfranco Giardella, il colonnello Ermanno Lustrino, comandante della Nunziatella. Ha moderato l'incontro il consigliere comunale Antonio Citera. L'iniziativa ha visto la partecipazione della Onlus Sapienza con il presidente Pasquale Citera, del maestro Pino Pinto e dei figuranti della ballata di Pisacane.